Grazie per questa sollecitazione che mi permette, non con poca commozione anche, di ripercorrere gli ultimi 30 anni della mia carriera, i miei 30 anni di carriera nella formazione universitaria. Una formazione che in realtà nasce nella mia esperienza non dentro le università, perché le prime scuole nelle quali ho lavorato non erano universitarie. Sappiamo bene che la formazione di quell'epoca era una formazione che sede per sede si sviluppava in maniera differente, con modelli diversi, con riferimenti diversi. E questa formazione che ha avuto un grande valore perché ci ha permesso di diventare quello che siamo oggi, e della storia dobbiamo sempre mantenere una forte memoria, però aveva anche degli estremi punti critici, delle debolezze significative. Alcune delle quali mi fa piacere richiamarle per vedere oggi come le cose si stanno evolvendo e stanno cambiando. Per esempio, ricordo bene che le materie che io insegnavo e che tutti i miei colleghi insegnavano erano materie pratiche, cioè non c'era la metodologia, non c'era la teoria, che era appannaggio esclusivo di altre figure professionali, prevalentemente della classe medica. Poi c'erano altri elementi importanti, per esempio mancavano del tutto i ricercatori e anche i docenti professori di fisioterapia, così come non c'erano società scientifiche, e altrettanto si può dire dei ruoli di coordinamento didattico e organizzativo che non erano disciplinati da una normativa o che non erano riconosciuti, come poi in seguito invece è successo. Per ultimo, ma non meno importante, il ruolo di presidente o direttore dei corsi non era mai affidato ad un fisioterapista, ma sempre ad una figura differente. Beh, questa situazione era figlia di una cultura, di un'epoca nella quale le nostre professioni erano ritenute ancillari, erano ritenute paramediche e non invece delle professioni sanitarie, come per fortuna invece è accaduto in seguito. Ma dal punto di vista strettamente accademico, i cambiamenti che si sono verificati, e qui parlo già degli anni 2000, 2010 e successivi, sono stati ancora più importanti. Oggi vediamo come i titolari degli insegnamenti professionalizzanti sono quasi sempre fisioterapisti. Quindi il mondo accademico che ospita i corsi di laurea, i master e le lauree magistrali della nostra disciplina hanno dei docenti titolari di insegnamenti professionalizzanti che sono fisioterapisti. In alcuni casi sono fisioterapisti incardinati nel sistema accademico, in altri sono invece dipendenti di strutture in convenzione che possono insegnare. Poi non dimentichiamo, anzi desidero sottolineare, e lo faccio con grande davvero emozione, come siano nati i primi professori fisioterapisti nel mondo universitario. È vero, siamo ancora molto pochi, ma le premesse ci sono tutte. Ci sono colleghi che hanno intrapreso la carriera universitaria e che stanno piano piano raggiungendo l'obiettivo che sarà uno strumento potentissimo per lo sviluppo della nostra disciplina nel mondo scientifico riconosciuto. Ancora, i ruoli del coordinatore non sono più lasciati così alla libera iniziativa di ciascuna sede, ma sono riconosciuti, sono stati in larga misura anche accolti dalle normative che li hanno disciplinati, e anche se non siamo pienamente soddisfatti ancora dei risultati ottenuti, tuttavia nulla ha a che vedere con quanto è accaduto nel passato. Ci sono le prime società scientifiche. Ecco, questa è un'altra delle iniziative che la nostra professione e la nostra associazione professionale hanno messo in campo. È nata la SIFIR come prima esperienza, la Società Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione, e poi a seguire è nata la SIF, la Società Italiana di Fisioterapia, che rappresentano in modo molto autorevole e prestigioso lo sviluppo scientifico della disciplina in Italia, che ormai ha anche un riconoscimento internazionale grazie alla presenza di riviste che in Italia si pubblicano e che hanno una visibilità appunto ormai in tutto il mondo. Poi
aggiungo e sottolineo come in alcuni corsi di laurea e anche in alcuni master la direzione didattica è ora affidata a fisioterapisti. È vero, sono ancora piccole esperienze, non è una, diciamo, una esplosione che ha abbracciato tutto il territorio nazionale, non è una presenza costante che si ripete in tutte le sedi accademiche nazionali, però certamente la strada è tracciata. E anch'io desidero lasciare un messaggio a tutte le persone che hanno passione, che hanno interesse a che lo sviluppo della disciplina possa affermarsi a 360 gradi. Ecco, una volta la strada non esisteva, si trattava di costruirla e poi percorrerla. Bene, ora la strada c'è, ora siamo qui, siamo referenti, abbiamo autorevolezza e riconoscimenti, si tratta di percorrerla. I percorsi sono tracciati e le persone, soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, hanno capito il valore e l'importanza che tutto questo può avere per lo sviluppo della nostra professione. Non può esistere una professione che non abbia nella formazione e nella ricerca i motori fondamentali per la propria crescita e la propria affermazione. Il dottorato di ricerca è il percorso formativo di più alto livello previsto dall'ordinamento universitario italiano ed è un qualcosa che nei tempi recenti accompagna effettivamente lo sviluppo dell'associazione, della formazione culturale dei fisioterapisti e molti anche di soci AIFI. Basti pensare che più o meno nel periodo dal 2007 al 2011 in Italia soltanto 4 persone avevano conseguito il dottorato di ricerca. Contando invece il periodo che va dal 2011 più o meno ai giorni nostri, 2019, all'incirca 80 persone tra dottorati di ricerca conseguiti e dottorati di ricerca in corso di svolgimento, sono appunto 80 i colleghi che stanno affrontando questo percorso di formazione. Quindi già negli ultimi anni, con la crescita della figura professionale del fisioterapista, è aumentata anche la sua formazione in ambito accademico. Questo è sicuramente un aspetto che si collega in modo molto stretto con il discorso di AIFI-ATS, proprio perché la figura e la finalità tecnico-scientifica che andrà ad acquisire l'associazione non può che risentire in maniera positiva proprio di questo incremento culturale di molti dei componenti e molti dei soci che lavorano nell'ambito della ricerca. Quindi abbiamo visto questo aumento esponenziale negli ultimi anni ed è un qualcosa che accompagna la crescita professionale del fisioterapista anche in ambito poi accademico, in quanto poi il dottorato di ricerca è il titolo poi necessario per, con l'abilitazione scientifica nazionale, andare avanti nel mondo accademico. Sono ancora relativamente pochi rispetto ad altre professioni mediche i colleghi che decidono di intraprendere questo percorso, ma sicuramente c'è un interesse che va crescendo verso questo tipo di formazione. Il dottorato di ricerca è un percorso a cui si può accedere con il conseguimento della laurea magistrale, anche questo un successo relativamente recente nella storia della professione, oggigiorno spesso intrapreso anche da molti colleghi al termine del percorso poi di laurea triennale, ed anche questo è un elemento che porta nuove forze giovani tra i colleghi che lavorano in ambito accademico. Sicuramente poi l'auspicio per il futuro nel campo accademico è cercare di avere sempre più colleghi che decidano di intraprendere questo percorso, aumentare la loro formazione nell'ambito scientifico, nell'ambito della ricerca, per portare avanti quei lavori che poi possano aumentare la scientificità del lavoro svolto da tutti i colleghi e aumentare ulteriormente la qualità poi dell'attività dei fisioterapisti, come poi presupposto necessario anche per una maggior presenza e penetrazione nell'ambito accademico.